14 giugno 1940, Seconda Guerra Mondiale. Parigi viene occupata dai tedeschi dopo una serie di bombardamenti su obiettivi industriali della banlieue. Soldati tedeschi ammainano il tricolore francese dalla Torre Eiffel, mentre le stazioni radio già diramano notiziari in lingua tedesca. Il governo francese si trasferisce da Tours a Bordeaux. 9 giorni dopo, il 22, la Francia firma l'armistizio. Sono passati 9 mesi dallo scoppio della guerra. In meno di un anno la Germania ha conquistato militarmente o soggiogato politicamente buona parte dell'Europa continentale, dalle pianure polacche alle rive dell'Atlantico. La Madeleine. Nelle prime ore del mattino il Führer è a Parigi e nel corso della sua traversata della città ispeziona anche questo monumento. Quella che si mostra a Hitler è una metropoli deserta, spettrale. Tutto il mondo trattiene il respiro nell'apprendere che Parigi è occupata dai nazisti. In Italia, Piero Calamandrei così commenta l'evento nel suo diario. Ieri i tedeschi sono entrati a Parigi. Il dolore che ne provo non può essere minore di quello che ne provano i francesi, con più vergogna e spasimo. Parigi è per me la civiltà, l'umanità, la dignità, la patria. Questi assassini la schiacciano con il tallone di ferro.